State bene, fratelli! Buona! Questa è stata di sicuro qualche infamità. E il sortato non sa, meritava davvero. Se arrivavo 10 minuti prima, me fregavano pure a me, me fregavano. Avrebbe buscata la giornata. Perché io no? Mi ero venuta pure io per comprare. Ringraziamo la Madonna. Davvero. Fatemi avvertire Gina. Che quando girano sti tipi, non sa mai che succede, se vediamo. Vi saluto. Andiamo, ragazzi. Anche ladri. 5 stecche di Ernent 23, 25 stecche di Astor e 28 stecche di Stuvesanti. Minchia, che razza di carenghi? Non ti fidare, non si sa mai. Avemo fatto caporetto, avemo fatto... E mostro cane qui, chi ci ha portato? E che ne so io? Siamo rovinati! Siamo rovinati! Io vorrei sapere chi è stato quell'infame che mi ha rovinato. No, perché qui sotto c'è stata la spiata, La spiata! Adottù, ve lo chiedo in ginocchio come la Madonna. Fatelo per sti innocenti, ditemelo. Ditemelo chi è stato st'infame che mi ha rovinato. Levatemi almeno sta soddisfazione. Ma non hai capito chi è? È l'amico tuo, quello che gli avevo tanto bene. Quello che ce va bene insieme. I mortacci sua! Stavolta mi metto all'anima! Lasciatemi che la faccio vita! Vuole stare un po' zitti, porca Eva! E non mi fate incazzare, per piacere, mi è morto anche uno zio! Andiamo, su chi viene con noi? Ma perché c'è pure l'arresto? No, c'è il premio Nobel! Su chi facciamo titolare della ditta? A me basta portarne via uno! Mi guardi a me? No, guardo sto cazzo! Oh, scusate, dottor! Allora? Dottor, vi dispiace di lasciarci un momento soli? Vabbè, ma fatela svelta. Andiamo subito, dottore. Scusi, dottore. Io la guardo e... non ci siamo già conosciuti? Mi pare mia. Allora? Oh, non ti metto in testa niente, io non ci vado davvero, sa? Allora ci vado io. Almeno tu Natale l'ha passato a casa, l'ha passato. A chi? Mi sa che stavolta tocca a te. Ah, papà, se domenica non ci fosse la partita, non vi avrebbe fatto nemmeno parlare. Ma perché? A te di stampar dei mesi senza bere ti farebbe male, ti farebbe. C'hai 300 depressioni, c'hai. E figurati se non andava a finire sul tasto del vino. Qui non si tratta del bere, come pensi te. Qui si tratta che qui, se non ce sto io, va tutto a zampe per aria. Ma lo volete capire che siamo rovinati? Che dovremmo ricominciare tutto dal nulla? Se potrebbe buttare tutto sul groppone dei Castoni. Tanto lui a bottega già c'è sta. Potrebbe far tutta un'infornata. E miei coglioni! E mio marito qua non lo rivedo. C'è sta creatura che lo deve ancora conoscere, por anima di Dio. Piuttosto, ce vado io. Sì, e al pupo chi ci abbada. E poi da pare che a te, l'unica risorsa della famiglia, te faccio sacrificare per così poco. No, no, figlietta mia. Ti ringrazio. Guardi a me! Allora, a che punto siamo? Un momento, dottore, ancora un po' di pazienza. Che famo? Che famo? A Geltrù, e qui bisogna che qualcuno si sacrifica. Tanto più di 2 o 3 mesi non vedranno. Allora? Ho fatto una pensata. E se ci mandassimo nonna? Ma tutta la pigliarana del culetto. Tu devi la campare 100 anni per fare tutta la calata che ha fatto tu nonna. Io sono pensionata e a me non mi dovete far arrabbiare, che io sono morto di coro, so. Oh! Oh, bella, hai capito. A chi tocca un sengrugna. Voi venite qua. Io c'ho da far caffè. O fate dopo il caffè. Fammi la conta e non se ne parla più. Tu porta i sordi a casa e tua voglia ancora cresce. Per me, gioledeta. Ah no, non gli ho dato un bacetto a che caduto. Ma cammina, va. Lasseme perdere. Va bene lei, signora. Che ci volete fare, dottor? Mi via. L'angioletto gira, gira e sempre in culo a me va a finire. Oh,
Manca a casa, ma non fa morire. Guarda che scaravete, se c'è una donna innocente in trastevere è lei. A sora no, non va piate, che Dio vede e castiga.